Buonasera, sono Pietro Bellantone, il presidente delle associazioni culturali Liguria Ungheria ed Eventi da Mare. In occasione della giornata della memoria, abbiamo pensato, insieme all'avvocato Giacomini, che è il console onorario di Ungheria per la Liguria, di organizzare un'iniziativa, un piccolo evento. E naturalmente tenendo conto che ci troviamo in un ambito completamente diverso da quello degli anni scorsi. Per motivi sanitari ci sono delle restrizioni che non ci hanno consentito di poter organizzare manifestazioni così come è avvenuto precedentemente con la partecipazione del pubblico. Ma mi sembra che comunque anche in questa modalità possa avere la sua efficacia un'iniziativa incentrata sulla Shoah, incentrata sull'Olocausto. Bisogna quindi tenere vive le coscienze, evocando, commemorando la giornata della memoria, perché il nostro compito è quello di non far dimenticare quello che è stato, momenti veramente bruttissimi, che hanno visto l'uccisione nei campi all'interno dei campi di concentramento di milioni di persone. Dopo questo mio intervento introduttivo, parlerà dopo di me l'avvocato Giuseppe Michele Giacomini, che è il console onorario di Ungheria per la Liguria, che darà naturalmente al suo intervento un taglio assolutamente storico, preciso, come ha già fatto in altre edizioni di questa iniziativa. Il Novecento è stato definito da un grande storico, Hobsbawm, il secolo breve. È un secolo che è scorso veloce, con avvenimenti travolgenti che hanno segnato profondamente la storia dell'umanità, in particolare quella dell'Europa. In questi giorni ricorre l'anniversario della memoria e è ovvio, direi quasi banale osservare che il più profondo di questi segni nel Novecento è stato lasciato dalla Shoah o Olocausto, così come viene denominato a seconda della provenienza culturale. Vediamo in questi giorni moltissimi film, siamo chiusi in casa la sera, si guarda la televisione, forse un po' di più di quanto non accadesse prima. E ci si sofferma sulla proiezione di cinematografia che rievoca, richiama, racconta la tragedia della Shoah. Alcuni film sono rimasti nella storia della filmografia, uno di questi sicuramente, l'ho rivisto ancora l'altra sera, Schindler's List, La vita è bella di Roberto Benigni. E io amo ricordare in questa short list, che comprende un numero enorme di film anche molto belli, Il figlio di Saul, di cui è stato regista un giovane cineasta ungherese, László Németh, che conquistò anche l'Oscar per questa straordinaria realizzazione ai confini fra il film, romanzo e il documento. Il Consolato di Ungheria, il Consolato onorario della Liguria, in questi anni ha sempre celebrato questa tragedia, il ricordo di questa tragedia, e lo ha celebrato nel 2019 anche proiettando alcuni brani di questo straordinario film del regista ungherese che ho citato. Il problema che si pone ogni anno, man mano che i pochi reduci dell'Olocausto vanno scomparendo per ragioni inevitabili di anagrafe, è quale sia l'attualità e il ricordo vivo che oggi questa tragedia deve lasciare e tramandare nel tempo,
e quale sia l'attualità del messaggio che da questo evento si deve trarre e si può trarre oggi e nel futuro. Ma io credo che non ci sia niente di più attuale della Shoah e del suo ricordo, purtroppo aggiungo, perché questo rientra alla fine di tutto, per così dire, nella normalità, fra virgolette, purtroppo, di una componente dell'animo umano. Tutti ricordano, e quindi è una citazione facile questa, il bellissimo libro di Hannah Arendt sulla banalità del male, che racconta il processo ad Adolf Eichmann, e questo titolo dice che cosa racconta il resoconto di questo processo. Racconta qualcosa che è ancor più allucinante delle atrocità che sono state commesse, cioè il modo banale con cui una macchina programmata a tavolino da persone anche, diciamo, acculturate, alcuni anche che suonavano il pianoforte, che leggevano i filosofi tedeschi, la cultura tedesca non è seconda a nessuno, e che sono stati capaci di programmare qualcosa di scientifico che è molto diverso dalle stragi commesse purtroppo durante la storia dell'umanità nell'impulso di una battaglia, di una guerra civile, di un'emozione. No, preparata a tavolino freddamente da burocrati elegantemente vestiti nelle loro terribili divise evocative del male, solo a guardarle, ma comunque eleganti, spesso avanti, decisa in ville lussuose, nel mentre si cibavano di manicaretti, di aperitivi, di champagne o amenità di questo genere, decidendo freddamente, senza vedere il sangue, senza vedere il dolore, l'eccidio di un'intera generazione di ebrei europei. Bene. Il partito nazista, questo per dare un segnale circa l'attualità di questo atroce accadimento della storia dello scorso secolo, il partito nazista, è bene che si sappia, che aveva meno del 10% degli iscritti rispetto alla popolazione tedesca, e che certamente molti di questi erano iscritti per opportunismo. Chi fossero i nazisti convinti iscritti probabilmente saranno stati a dir tanto il 5% della popolazione tedesca. Bene. Dopo la guerra, raccontano gli storici, che furono fatti dei test sulle schede attitudinali dei membri delle SS, furono fatte dagli americani e furono fatte dall'FBI americano in particolare, parametrando i dati psicoattitudinali dei membri dell'SS agli standard adottati per assumere poliziotti negli Stati Uniti nell'ambito dell'FBI. Secondo questi standard, la maggior parte degli aderenti alle SS, quindi non del tedesco tipo, degli aderenti alle SS, erano persone da definirsi tecnicamente normali. È attuale o non è attuale la questione? È attualissima perché impone la vigilanza sulla democrazia, anche sui suoi limiti, arrivo a dire, perché nell'animo umano, in una minoranza di esseri umani, albergano questo genere di attitudini mostruose. Il problema non è che esistano questo genere di persone, questo genere di persone sono sempre esistite, esisteranno sempre. Arrivo a dire, siccome io faccio l'avvocato come mestiere, a parte la carica che mi onora di console di Ungheria in Liguria, e faccio l'avvocato anche nella materia penale, arrivo a dire che saremo in molti anche disoccupati, le forze di polizia, la magistratura, gli avvocati, se non esistessero. Sarebbe meglio che non esistessero, ma se non esistessero queste tipologie di persone. Ma esistono, esistono. Il problema non è che esiste questo tipo di persone. Il problema
E quando diventa politico, finché è un problema di ordine pubblico, finché è un problema di pulizia della società, di mantenimento dei suoi valori, dei suoi standard accettati, ci sta. Quando diventa un problema politico non ci sta, perché è inutile nasconderselo. La storia, i rivolgimenti della storia sono promossi da minoranze, sono promossi da minoranze attive. Vi sono minoranze attive virtuose, vi sono minoranze attive negative con componenti anche di mostruosità in taluni casi. La maggioranza dei cittadini fa la sua vita, fa i suoi mestieri, è sostanzialmente, non dico passivo, ma è facilmente acquiescente, è facilmente condizionato dai mainstream, cioè dal pensiero corrente in un determinato periodo storico e dall'influenza che questo pensiero, come un gioco di domino, esercita sulle persone. Il problema è quando vi sono delle leadership, quando vi sono delle elite di pensiero, quando vi sono delle minoranze attive che si propongono fra coloro che possono avere l'attitudine a governare una società, un paese, una comunità, e legittimano, richiamano a sé, riconoscono come roba loro queste minoranze mostruose. Stiamo attenti, perché la conquista del potere può avvenire, e spesso è avvenuta nella storia, quasi sempre avvenuta nella storia, grazie o purtroppo per colpa dell'attività di minoranze e della sostanziale acquiescenza delle persone, diciamo, comuni. Nessuno è un eroe. Quando si vedono in questi meravigliosi film, non solo quelli che ho citato, degli atti di eroismo nella Germania nazista, qualcuno c'è stato, vi è stata poca dissidenza, qualche episodio c'è stato, fatti minimi che sono stati puniti con la tortura, la deportazione e la morte orribile, cioè con modalità orribili. Se uno si mette nei panni di questi eroi civili, si domanda: se io fossi stato in quel momento, in quel posto, che cosa avrei fatto? Avrei avuto il coraggio di reagire? Avrei avuto il coraggio di nascondere nella mia casa una famiglia ebrea, a rischio della mia vita, a rischio di sevizie, a rischio di morte dopo atrocità indicibili? Preferisco non dare una risposta a questa domanda. Credo che sia implicito che l'eroismo non è connaturato alla stragrande maggioranza degli esseri umani. Non bisogna permettere che si arrivi a quel punto, non bisogna permettere che si arrivi al punto in cui, per contrastare questi fenomeni, sia necessario l'eroismo. È troppo tardi in quel momento, è giusto intervenire per tempo. Tutto ciò comporta anche un ragionamento sui meccanismi di potere, molto sintetico naturalmente, data la circostanza. Il potere assoluto è qualcosa che di questi tempi, di questi anni, è stato molto evocato in giro per il mondo. Sembra quasi che noi europei e noi occidentali, legati a un concetto, a diversi concetti, ma tutti riconducibili all'idea di democrazia, siamo quasi preoccupati, nostalgici, ansiosi di acquisire dei meccanismi di efficienza decisionale che alcuni esempi globali ci forniscono. Pensiamo di dare consenso a esponenti politici dei rispettivi stati nazionali che si propongono metodologie efficienti. Bene. Voglio ricordare una frase di un politico italiano molto discusso, ma sicuramente una testa sulle cui qualità neanche i suoi peggiori nemici e detrattori possono avere una riserva. Di Giulio Andreotti si ricordano tante frasi, se ne ricorda raramente o quasi mai una, a una domanda che gli fu fatta durante un'intervista. Il giornalista gli chiedeva: se lei avesse avuto il potere assoluto nella sua vita politica, che cosa avrebbe fatto? La risposta di Andreotti fu: sicuramente delle stupidaggini. Non c'è da commentare un granché.
Il potere assoluto genera anche nelle persone di maggior qualità il rischio di tentazione. Figuriamoci quando il potere assoluto, per i casi della storia o per l'indifferenza delle persone, finisce nelle mani di personalità assolutamente anomale nelle loro deviazioni e depravazioni. Hitler è stato eletto al potere, non ci è arrivato con un colpo di Stato. Questo tutti lo sanno, non bisogna dimenticarlo. La Repubblica di Weimar era in crisi, ma era una democrazia. Gli elettori votarono Adolf Hitler, che col voto dei tedeschi diventò cancelliere. Bene. La democrazia va protetta. Il suo valore fondamentale non è l'efficienza. È normale che la democrazia sconti un certo tasso di efficienza, un certo tasso di inefficienza. Una democrazia troppo efficiente, temo, non sia una democrazia. È chiaro che bisogna renderla anche capace di rispondere alle esigenze e ai tempi delle esigenze delle persone che questa democrazia governa. Però non bisogna neanche accanirsi contro l'idea che quel tasso di inefficienza, certamente quel tasso di inefficienza, faccia perdere il valore alla democrazia. Il valore della democrazia è intrinseco ad essa e non è fatto da aggettivi, avverbi, parole accessorie. Vuol dire fondamentalmente quello nel quale noi europei tutti crediamo, e cioè che ci sia un governo che tende a governare, anche a volte in maniera un po' autoritaria. Insomma, anche in tempi di pandemia molti si lamentano nei diversi paesi europei alle limitazioni della libertà. Però sono tutti sistemi democratici, dico tutti, con sfumature diverse, ma tutti sistemi democratici. Non si può dubitare che vi sia un solo paese dell'Unione Europea che non abbia uno standard democratico accettabile e accettato in seno all'Unione. Il problema è degli altri poteri, e cioè il potere del Parlamento, che è il potere politico e legislativo, il potere dell'informazione che sia plurale e il potere giudiziario che sia indipendente. Questo è quello che garantisce che il potere esecutivo si ponga a quel limite che Giulio Andreotti, in quella splendida risposta ad una domanda così alla fine molto banale, ha saputo dare. Questi sono dei pensieri che nascono dalla Shoah, nascono dall'Olocausto, nascono dall'orrore che pensarlo o vederlo in documentario o film genera. Non nascono solo da quello, è un'occasione straordinaria per capire l'importanza di concetti fondamentali che sono al di là del tempo e di cui quel periodo, quel buco nero della storia ha rappresentato un esempio orribile. Quando io finisco di vedere questi film o questi documentari, arrivo a dire che non provo tanto un sentimento di orrore ormai, anche perché sono film che magari ho già visto una, due, tre volte, alcuni li puoi vedere all'infinito. Provo un sentimento di vergogna, questo è il sentimento che provo. E credo che questo sentimento di vergogna sia il sentimento che dobbiamo comunicare anche alle giovani generazioni, anche ai bambini, perché devono capire che non ci può essere un essere umano che non sia consapevole di questo e non provi la vergogna nel vedere che l'essere umano è capace anche di queste cose, la consapevolezza che tuttavia questa capacità c'è e il dovere morale e civile di stare sempre con l'arma al piede, intendo quella del cervello, se basta, affinché siano fermate in tempo queste derive della storia che sono le derive alla fine di tutto dell'animo umano. Come tutti gli anni, anche quest'anno il Consolato di Ungheria ha voluto con grande sentimento e partecipazione e consapevolezza, l'Ungheria è un paese che ha sofferto molto anch'esso durante la Seconda Guerra Mondiale e anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, passando dal giogo nazista a quello staliniano.
E quindi il popolo ungherese sa esattamente di che cosa si parla quando si parla di queste cose, come lo sanno tutti i cittadini europei, tutti i cittadini europei. Anche quest'anno non siamo venuti meno a questo, no, a questo dovere, a questo rito, a questo nostro bisogno di ricordare e di proiettare, e lo facciamo con i modi in cui si fanno di questi tempi le cose. Il modo non importa, quello che conta è che ci sia la percezione della non ritualità di queste occasioni. Io capisco che ci sono dei luoghi in cui ci deve essere anche la ritualità, però la migliore ritualità, è quella che ciascuno senta dentro se stesso, all'interno della sua famiglia, all'interno della sua comunità, non il ricordo di qualcosa che è accaduto lontano nella storia, ma la memoria di un qualcosa che è presente e che nell'animo umano esiste e che tutti, dai più piccoli ai più anziani, dobbiamo cercare di superare, contenere e combattere. Abbiamo seguito con molto piacere l'intervento dell'avvocato Giacomini, che è console onorario di Ungheria per la Liguria, appunto incentrato sull'Olocausto, sulla Shoah. È stata una vera e propria lezione magistrale, come si dice. Ho detto con piacere perché è da alcuni anni che collaboriamo come associazioni con l'avvocato Giacomini, che promuove, che molto spesso collabora con noi con una grossa spinta organizzativa, e questo naturalmente per noi è un grosso valore aggiunto. Ecco, proprio l'avvocato Giacomini è intervenuto ogni volta a portare il suo contributo nell'ambito di queste iniziative che commemoravano il giorno della memoria. E mi voglio limitare, per non prendermi troppo tempo, alle ultime due iniziative, alle ultime due manifestazioni che abbiamo realizzato proprio sull'Olocausto. In particolare, nel 2019 abbiamo all'interno del Palazzo Doria Spino, qui di Genova, una situazione suggestiva e veramente molto, molto bella, in un salone splendido, quello del Consiglio Metropolitano, abbiamo organizzato una conferenza tenuta dal professor Daniele Grosso, che ha sostanzialmente spiegato in grandi linee, ecco, l'arte in Europa durante il periodo dell'Olocausto. In particolare ha parlato di opere realizzate da artisti che hanno vissuto tremendamente questa esperienza all'interno di campi di concentramento, e altri invece, altri artisti che hanno fatto dei lavori coerenti con questo tema delicatissimo, occupandosene dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Poi l'avvocato ha già spiegato un po' l'articolazione del programma di quella iniziativa, e quindi passerei direttamente a quella che noi abbiamo organizzato. Ahimè, purtroppo abbiamo avuto moltissime difficoltà, in collaborazione con il comune di Albenga, il comune di Alassio e Art Tender, una galleria d'arte di Alassio, e l'Accademia Kronos, perché volevamo riproporre, era riuscito molto bene l'evento qui a Genova, volevamo riproporre l'iniziativa sulla nostra riviera di Ponente. Purtroppo però siamo incappati
proprio ci siamo ritrovati all'interno della pandemia da Covid-19, per cui sono scattate delle restrizioni che ci hanno purtroppo ci hanno impedito di fare queste iniziative con il pubblico. Ecco. Devo dire che però siamo riusciti quest'anno a realizzare, quindi non aperta al pubblico naturalmente per le restrizioni che sono state intraprese per i decreti del Presidente del Consiglio, e abbiamo realizzato una iniziativa, diciamo, virtuale, e quindi una mostra naturalmente che richiamava opere di artisti con tema naturalmente la Shoah e l'Olocausto, e in particolare leggo, per non dimenticarne qualcuno: Franco Buffarello, Geppo Monzio Compagnoni, Corrado Leoni, poi Enrico Merli, poi Marinella Balloni, poi Laura Lazzati e poi Carlo Marrale. E devo dire, poi, quindi terminando con Vittoria Valente, ecco, a proposito di Carlo Marrale, fondatore e musicista del gruppo di Mattia Bazar, avevamo messo in preventivo che durante l'inaugurazione dell'iniziativa cantasse qualche brano che richiamasse appunto l'Olocausto. Avevamo pensato proprio alla canzone di Guccini, Auschwitz, però purtroppo per i motivi che ho spiegato precedentemente questo non è stato possibile. Noi comunque contiamo per il prossimo anno, sperando che ci sia una possibilità di poter fare questa iniziativa con il pubblico presente, perché per noi è molto importante questo, naturalmente. Questa è una modalità che può essere praticata, che è praticata in questa fase molto delicata di questa pandemia che ha colpito tutto il mondo, ma contiamo di poterla fare in modo proprio esaustivo, perché limitandoci soltanto all'Ungheria, che io rappresento come associazione, e l'avvocato ne ha parlato in termini proprio di approccio consolare, l'Ungheria ha pagato dei prezzi pesantissimi all'Olocausto, ha perduto 550.000 persone, credo che nell'ambito europeo sia stata la terza nazione dopo la Polonia e dopo la Russia. Ecco, per cui credo che la nostra missione debba proseguire su questa linea, e quindi cercare per quanto è possibile di portare avanti il giorno della memoria finché ci sarà possibile. Per finire, mi sembra doveroso da parte nostra fare dei ringraziamenti. Intanto all'avvocato Giacomini, che, come ho prima accennato, è stato veramente per noi un motore di promozione rispetto alle nostre iniziative, partecipando attivamente, collaborando con noi e suggerendoci anche
degli spunti culturali non indifferenti. Poi volevo, naturalmente ringraziando anche le autorità, che sono autorità locali, che sono intervenute durante i nostri incontri, volevo ringraziare particolarmente un'azienda genovese che è l'Erga Edizioni, che ci elabora e poi realizza tutte le grafiche e tutti i nostri cataloghi. Quindi in particolare Enrico Merli, che è il grafico proprio della ditta Erga, esso stesso bravissimo artista. Ecco, volevo quindi, ringraziando la ditta Erga, ecco, far vedere le copertine dei due cataloghi. Mi riferisco naturalmente a cataloghi limitatamente all'Olocausto, allo Shoah. Noi come attività culturale abbiamo iniziato nel 2010 e abbiamo realizzato fino ad oggi circa 50 eventi, quindi vuol dire 50 cataloghi, 50 e 50 altre grafiche, manifesti, locandine e quant'altro. E poi ancora la ditta Erga ha editato questo bellissimo libro, La giornata della memoria, e quindi è una casa editrice sensibile a questi temi, e io spero che la collaborazione con loro possa procedere bene come è successo finora, insomma. Ecco, grazie.